Polini Italian Cup 2016, categoria Vespa 171 quattro tempi, una prima fila con Ivan Calce, numero 37, autore della pole position. Insieme a lui Matteo Tortosa, i due piloti del Vale Racing pronti al via, e scatta benissimo Ivan Calce, che vediamo al comando del gruppo. Attenzione anche ad Alessandro Fabbri, numero 41, e Mirko Leporati. Queste sono le prime posizioni. Vediamo asfalto bagnato per questa prima manche, con Calce che prova a fuggire giù il piede dietro il gruppo con le nuovissime Vespa 171 quattro tempi, avvantaggiate anche dalla trazione della motorizzazione a quattro tempi. Vediamo riapertura del gas in questa gara 1. Prova a prendere largo Ivan Calce. Eccoci con i piloti, il gruppo che sfila. Dietro in seconda posizione il numero 41 Fabbri, poi la terza posizione di Matteo Tortosa, e ad inseguire quarta posizione ancora a contatto un pilota. Ecco l'inquadrato Ivan Calce che prova a fuggire giù in carena. Il pilota del team Vale Racing l'ha staccata prima del rettilineo di partenza. Riapertura del gas per tutto il gruppo. Staccata e vediamo traiettoria obbligata all'interno del primo curvone dopo il rettilineo di partenza. Gruppo che sfila, vediamo inquadrati anche Fabbri, numero 41, e Tortosa, numero 111. Scambio di cortesie con Fabbri, che si gira a guardare ciò che succede alle sue spalle, il pilota del GP Racing Team, mentre Calce prova a fuggire il terzetto, intanto compattissimo. Andiamo a vedere anche la terza posizione da segnalare, messi bene anche Tortosa e Leporati. Gruppo che va verso il rettilineo, ancora rettilineo che precede la griglia di partenza. Inquadrato Fabbri che prova a resistere al numero 111 Matteo Tortosa, compagno di squadra del pilota al comando Ivan Calce. La staccata, piloti che riaprono il gas, passaggio sul cordolo per Fabbri. Abbiamo visto Tortosa intanto inquadrato, poi di nuovo le immagini tornano sul numero 41 Alessandro Fabbri, che nonostante l'acqua, vediamo, guida con giù il ginocchio a terra, saponetta a terra, senza problemi. Attenzione anche ad Alessandro Giacometti, numero 31, mentre vediamo la scivolata proprio del numero 31 Giacometti, che stava provando a forzare il ritmo. Le immagini tornano su Calce, che ora ha un margine di alcuni secondi da amministrare. Giù il piede per il numero 37, che preferisce non piegare in stile velocità, ma utilizzare una tecnica più derivante dalla supermoto, dal supermotard. Giù in carena per il leader della corsa. Nonostante ciò, vediamo le staccate e la bandiera a scacchi con la vittoria di Ivan Calce, seconda posizione Alessandro Fabbri e terza posizione Matteo Tortosa. Parte gara 2 con lo scatto fulmineo di Tortosa. Attenzione anche all'inserimento di Marco Caddeo, che in questa seconda gara parte bene. Ora vediamo il trenino composto da Tortosa e Calce, che prova subito ad entrare, niente da fare, gli chiude la porta il numero 111, due compagni di squadra Vale Racing.
sicuramente ci sarà la corsia box con le dita incrociate, due compagni di team in lotta per la prima posizione, gruppo che va verso il tratto centrale del circuito di Ottobiano. Prova ad entrare ancora Matteo Tortosa. Ivan Calci ha provato l'attacco all'interno, il numero 37. Ancora in buona posizione Fabbri, ma attenzione a Caddeo, numero 89, che prova a forzare in questa gara 2, trova il ritmo giusto con l'asfalto che è sensibilmente migliorato rispetto a gara 1, ma comunque un terreno impegnativo. Eccolo il numero 89 che vediamo in terza posizione, mentre la sfida davanti tra il numero 111 e il numero 37. Prova ad entrare intanto Marco Caddeo, in quarta posizione più distanziato vediamo Fabbri, intanto staccata per Tortosa. Calcia in seconda posizione, i piloti si infilano ora nel tratto centrale, la chicane sinistra-destra e ancora sinistra. Una gara combattutissima questa gara 2, sicuramente non mancheranno i colpi di scena come ormai siamo abituati in questa stagione 2016, soprattutto il round di Ottobiano che mette alla luce nuovi piloti, nuovi volti e nuovi team. Eccolo qua il trenino di testa con Tortosa e Caddeo che prova subito l'attacco all'interno e riesce a passare. Tortosa poi lascia la porta aperta, ci riprova Ivan Calce che però non riesce ad entrare sul compagno di team. Ecco i piloti che ora ripartono, traiettoria esterna asciutta per i protagonisti. Ora vediamo la staccata, prova a forzare il numero 89 Marco Caddeo, mentre Tortosa e Calce si stanno giocando la seconda posizione. Gara 2 combattutissima e Calce riesce a passare Tortosa e in progressione prova a superare anche Marco Caddeo, che prova a tenere la traiettoria interna, ma Calce al momento a favore, la traiettoria successiva, il numero 37 che vediamo inquadrato, portacolori del team Vale Racing, mentre Caddeo Monster Energy Team. Intanto vediamo piccolo errore che porta Fabbri di nuovo in terza posizione, la scivolata di Tortosa che rallenta anche lo stesso Fabbri. E quindi ora Ivan Calce in solitaria fuga e Caddeo che si riprende quindi la seconda posizione dopo ciò che abbiamo visto in questo ultimo tiratissimo giro. Siamo sul penultimo rettilineo, l'ultima staccata, la curva sinistra e la vittoria di gara 2 vince ancora Ivan Calce. Seconda posizione Marco Caddeo, terza Alessandro Fabbri, interviste e podio di giornata. Ivan Calce, vincitore della Vespa 171 Polini. Insomma, una vittoria splendida oggi, soprattutto perché avete dovuto guidare questi mezzi quattro tempi sul bagnato. Sì, 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 oggi grande gara e niente, ringrazio il mio team, tutti i ragazzi del team, il Vale Racing, in particolar modo Paolino, il mio super meccanico che mi ha dato una grande mano e basta. Grazie.